Cosa fare dopo il diploma? Fai la scelta giusta. I dati parlano chiaro. Solo il 29% degli studenti dopo le superiori sceglie la facoltà in base agli sbocchi occupazionali o alle indicazioni del mercato del lavoro. Qui però nasce un problema. Eh sì, perché potresti far pesare di più nella scelta la possibilità di avere uno sbocco lavorativo più assicurato. O al contrario fregartene, dando priorità alle tue passioni, rischiando però di avere difficoltà a trovare lavoro. Però, scegliendo solamente in base alle statistiche occupazionali, potremmo finire per essere insoddisfatti della nostra scelta, a tal punto da non riuscire a concludere gli studi oppure finire per fare un lavoro che non ci piace. Prima di fare qualsiasi scelta però, perché non ti iscrivi al nostro canale e attivi la campanella, così da non perderti nessun aggiornamento sui nostri video. Ripartiamo. Come trovare dunque l'equilibrio tra questi due poli apparentemente opposti? Fare autoriflessione. Senza dubbio, riflettere su cosa ci piace fare, in cosa eccelliamo e quali sono le nostre abilità, ci aiuterà a comprendere dove direzionare la nostra scelta. Pianificazione a breve e a lungo termine. Considera le tue scelte educative e professionali, non solo in base al presente, ma anche al futuro. Valuta come potrebbero evolversi determinati settori nel corso degli anni e a come potresti adattarti a tali cambiamenti. Non avere paura di sperimentare, anche durante gli studi. Partecipa a stage, tirocini o attività extracurricolari che ti permettano di esplorare campi di interesse o acquisire esperienza pratica. Capirai tantissime cose di te, come persona e anche come futuro professionista. Sii flessibile. Tieni in considerazione la possibilità di cambiare i tuoi piani in base alle opportunità che si presentano. O di doverti aggiornare, viaggiare. In un mondo in continua evoluzione come il nostro, questa capacità ti sarà di immenso aiuto. Considerare le tendenze di mercato. Una grande risorsa che possiamo sfruttare è quella di verificare quali sono le professioni più ricercate al momento e quali saranno in futuro. Come abbiamo detto prima, la scelta non andrebbe presa solo in base a questo fattore, ma tenerlo in considerazione ci aiuterà a fare una scelta più ponderata. E tu, in base a cosa sceglierai?